Fasano Casarano, atto secondo, l'infra settimanale di Ogni Santi proporrà tre derby pugliesi di lustro in occasione della nona giornata di campionato in Serie D. Fra questi spicca la sfida che si giocherà al Curlo fra il Fasano capolista ed il Casarano dell'ex La Terza, un incontro a cui abbiamo già assistito nel corso di questa stagione, quando lo scorso 18 ottobre le due formazioni si sono sfidate in coppa proprio nella città della Selva. Ad imporsi due settimane fa fu il Casarano dopo la lotteria dei calci di rigore e dopo il 3-3 maturato al termine dei 90 minuti. I rossazzurri sono reduci da una vittoria con la Team Altamura e con ben 8 risultati utili consecutivi sono una delle formazioni più in forma del girone H. Il Fasano è invece l'unica squadra ad essere ancora imbattuta in campionato e guida la graduatoria con 18 punti raccolti in 8 turni. Alla vigilia del match i due tecnici hanno presentato il derby in conferenza stampa spiegando come la gara in programma per le prossime ore sarà ben differente rispetto al precedente di Coppa. Sicuramente due partite in più ci hanno dato la possibilità anche di lavorare meglio. Questa è una gara di campionato e ovviamente entrambe le squadre vogliamo continuare a far bene. La giochiamo dopo 48 ore da quel che è stata la partita di domenica, quindi sarà un aspetto negativo secondo me sotto questo punto di vista, perché purtroppo non hai il tempo per prepararla in un certo modo e quindi anche oggi abbiamo allenamento, quindi dobbiamo valutare anche le condizioni di alcuni, però è una partita importante per entrambi e sicuramente ce la giocheremo a mille. Ci arriviamo bene, dai, sicuramente con entusiasmo, sicuramente con serenità e sicuramente con, spero e credo, conoscendo i miei ragazzi, con quella voglia di non mollare mai e di provare a rendere la vita, come ci diciamo sempre, dura a tutti. Sarà appunto una partita difficile, è solo una tappa dentro questo percorso chiamato campionato, però noi ci teniamo molto.